Parliamo un pochettino di ZZZ, visto che le beta sono uscite, stanno girando e secondo me si sta delineando uno scenario abbastanza chiaro per quanto riguarda il free to play Yoyoverse, MiHoYo e in questo caso degli ultimi giochi usciti. Dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zerganti, se benvenuti in questo nuovo video. Parliamo un attimo di ZZZ, è un video che viene abbastanza di cuore, ma che cerca di tenere un filo conduttore con quello che è un pensiero mio inerente al gioco e alla conduzione che sta avendo in questo periodo Yoyoverse. Per chi non l'avesse visto, ZZZ è un gioco che fonde tantissimi aspetti in maniera super colorata e dinamica dei videogiochi Yoyoverse e MiHoYo che fino ad ora abbiamo visto, partendo da Honkai Impact Third, con un sistema di combattimento frenetico, arcade molto ispirato, a alcuni elementi che possono essere quelli di meccaniche, level up e alcuni riferimenti ai personaggi nel sistema gacha di Genshin e Star Rail, con comunque un'impacchettatura e un tipo di operazione di gioco, di modalità di roguelike che sono state viste anche su Star Rail, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però andando secondo me tantissimo a spingere l'acceleratore su che cosa? Sulla parte action, sulla parte action dei combattimenti, che risulta essere effettivamente ben fatta, dinamica e che può andare a soddisfare quella parte di pubblico che è appassionata e che è affamata di stili di combattimento per dire alla Bayonetta, alla Devil May Cry, con un appagamento dal punto di vista proprio di punteggio, combo, abilità, che effettivamente se andiamo un po' a vedere, tolto okay, Honkai Impact Third in passato, tolti gli ultimi titoli Yoyoverse che sono quelli che in questo momento giochiamo, ne parliamo e hanno un grande successo, la gente magari cercava e rivoleva e voleva e aveva bisogno all'interno del suo gusto. Personalmente, l'aggiunta di tanti minigiochi, di questa pop art, di questa selezione artistica, sia da parte dei personaggi sia da parte dello stile del mondo di gioco, mi piace tantissimo. Non ho mai fatto mistero del fatto che tra i personaggi probabilmente l'orso è quello che mi aspettavo di più di giocare, di voler vedere, onde un pochettino a sviluppare quella che è un po' in me il mio fetish per personaggi un po' strani, a volte buffi, ma che possono risultare molto efficaci. Però devo dirvi la verità, se io tolgo un attimo la lente di ingrandimento dal singolo titolo, quindi da ZZZ, e mi allargo un pochettino, faccio uno step indietro, no? Quando voi guardate un quadro, poi andate indietro, no? E vedete l'insieme, la cornice, gli altri quadri, l'ambiente in cui è armonizzato, così in maniera proprio preliminare e con un pensiero mio, non so dove potremo andare con ZZZ e con altri titoli di questo tipo nel prossimo futuro. Mi spiego. Diciamo che con Genshin Impact, non me ne vogliano quelli di Honkai, che sicuramente adesso avranno una nuova rinascita, un nuovo futuro, e poi andremo a vedere quella parte lì tra un po', quando appunto ci sarà lo step forward di Honkai Impact Third, ma con Genshin Impact, come ho spiegato tante volte, c'è stata con una serie di combinazioni, Ovid, titolo che prendeva quell'aspetto open world che ha sicuramente un bacino di utenza, di ensimistica, di più giocatori nel mondo che non si sono mai affacciati a cosa? Al mobile gaming e al gacha system, ha avuto un successo tale da mettere sotto un grandissimo riflettore, più di quanto non lo fosse prima, Yoyoverse e MiHoYo, avendo un bacino di utenza tale e affamato che voleva di più. Voleva di più, voleva di più free to play e lo voleva as soon as possible, creando una community ancora più grande di persone che non vedono l'ora che esca qualcosa dell'azienda. È uscito Honkai Star Rail, tantissimi di questi si sono riversati su Honkai Star Rail. Io vi dissi, ragazzi, ah, ma ci sono 2 metri, 2 misure. Certo, perché era un gioco più di nicchia, che adesso si è molto sgonfiato rispetto al precedente, e che con ZZZ, seguendo un pochettino quello che è un po' il mio procedimento mentale, andrà ad avere di nuovo una piccola, una big wave sul titolo ZZZ e che poi anch'esso posizionerà se stesso all'interno della sua nicchia e lentamente, con una media velocità, probabilmente si stabilizzerà su dei numeri probabilmente alti per il genere, ma non così importanti rispetto a altri titoli o altri giochi precedenti prodotti dall'azienda. Questo secondo me perché
Non perché il gioco sia brutto, non perché i giochi siano brutti, non perché se lo meritino, assolutamente no. Sapete che comunque i titoli come okay, Star Rail sono super apprezzati da me stesso. Ok, Impact Third non amo il sistema di combattimento e per specchio riflesso sono anche un po' così su ZZZ, ma è un titolo che ha fatto la storia e che vale tantissimo. Genshin Impact reputo che sia stato un cambio di genere e un nuovo livello per il mobile gaming e per l'asticella sui videogiochi free to play per tantissimi, quindi ha un'importanza mostruosa, ma credo che siamo saturi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ormai ogni volta che esce un titolo che ha delle caratteristiche simili, seppur non corrispondenti al 100% a quello che ovviamente poi è il titolo di riferimento, che hanno saturato un po' il mercato e che hanno esaurito quella fiammella del nuovo giocatore che si va a approcciare ai titoli con quell'entusiasmo che poteva avere come il dopo Genshin. Esempio, ZZZ mi aspetto una cosa di questo tipo. Certo, bisogna anche andare a valutare che ci sono state delle e sono state fatte, verranno fatte dei quality of life che faciliteranno moltissimo l'ingresso di molti giocatori e che molti giocatori si troveranno con delle semplificazioni che permetterà di togliere delle barriere d'accesso. Pensate soltanto al fatto che abbiano messo il numerino di a quanto PT sei, cosa che su Genshin dopo 3 anni ancora devi metterti a fare l'elenco di quante pull hai fatto. Fantascienza, che però sembrano a volte delle prese in giro, ma che sono funzionali e ci fa capire che comunque ci se ne rende conto a facilitare l'ingresso di nuovi giocatori, perché è questo il punto. Nuovi giocatori, noi andiamo a cercare, almeno noi, l'azienda va a cercare nuova linfa vitale, perché ha comunque già un bacino di utenza talmente grande che sa che più o meno all'interno delle sue community rimbalzano e si spostano un po' di giocatori. Questi ultimi vanno chiaramente a popolare con più o meno frequenza i vari progetti, determinandone poi anche il successo o meno. ZZZ, secondo me, avrà un, come ho detto in precedenza, un collocamento che può darsi sia inferiore rispetto a un popolamento rispetto a quello che fu per Honkai Star Rail. E per finire, per tornare al discorso generale del quadro definitivo, che poi io mi perdo nel miei meandri, nei miei pensieri, attualmente credo che ci sarà un sottobosco, un po' uno stato di palude, con alcune volte dove usciranno dei titoli molto validi o dei titoli leggermente innovativi per quello che è ormai il genere, che avranno dei piccoli spike, ma che andranno a contendersi, salvo rare eccezioni, non un grande bacino di utenza, ma le briciole, i discontenti di una community che vanno in un'altra, o qualcuno che si approccia da poco al gioco e per alcuni aspetti vanno su quella, senza creare quello che è di fatto un grande afflusso e che porta poi anche, fino a che non stagnerà del tutto, alla mancanza quasi totale di innovazione vera e di tentativo di superamento di uno status quo che permette comunque la sopravvivenza e il profitto delle aziende. L'unica speranza, secondo me, in questo momento di qualche cosa di diverso, anche se, ripeto, non ho la palla di cristallo, ma che secondo me è funzionale a questo discorso, può darsi che sia in un futuro qualche cosa come Project Mugen, se gestito bene. Ma titoli come ZZ, titoli come Honkai Star Rail, o comunque tutto quello che è tipo Reverse 1999, Black Clover M, vedremo Wuthering Waves, vedremo titoli di questo tipo, hanno degli aspetti molto belli, molto interessanti, che accomunano molti giocatori, ma che non danno quella spallata al muro, non fanno vacillare il muro del mobile gaming, gacha, RPG, action RPG, arcade in questo momento, che possa permettere un superamento e non il tirare il freno a mano facendo il compitino di giochi mediocri. Apro questa piccola parentesi, ritiro fuori Baldur's Gate un attimo, ma mi serve come parallelismo, non sto chiaramente paragonando i titoli. Giochi come Baldur's Gate ci hanno fatto rendere conto di come per anni ci siamo accontentati di giochi mediocri, quando in verità ci sono i mezzi, ci sono le possibilità di fare qualcosa di più, che non deve essere la normalità perché è impossibile fare sempre un livello di assist all'altro, ma che ci dia la possibilità di comprendere umanamente
quando siamo di fronte a qualcosa di unico o quando siamo di fronte a qualcosa di buono e quando siamo di fronte a qualcosa di ok, tanto lo gioco, perché l'alternativa è comunque sempre su quel livello lì. ZZZ spero che abbia un buon futuro e non vedo l'ora di potervelo magari portare e provare all'inizio, dando anche una sensazione in pad alla mano di quello che è l'arcade, il mondo colorato e la dinamicità di un gioco che non parte con le disgrazie o le perdite, ma parte con un mood molto più allegro. Personalmente in questa fase preliminare non so quanto a livello di mercato possa avere successo rispetto magari ad altri titoli. Poi probabilmente nei piani aziendali il titolo arriverà ed è previsto per una nicchia che svolgerà e raggiungerà tutti i suoi obiettivi, renderà felice una parte di community e siamo tutti contenti. Però il mio discorso voleva essere un pochettino più generale per quanto è l'industria di questo genere di giochi che sta andando in direzioni di questo tipo o dei culi che ballano con nicchie. Detto questo, signori, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Chiaramente vi ringrazio anche per questi giorni, voi sapete il perché. Vi auguro una buona giornata. United States of Zerga. Ciao belli.